Il fischio iniziale dell'arbitro Dalla Valle, è partito il match Padova contro Sporting Castello, ultimo match casalingo della formazione biancoscudata. Attenzione intanto, proprio lui, Edgar l'appoggio poi e il tocco sotto da parte di Crepaldi, è stata una buona idea quella di Crepaldi. Attenzione, occasionissima per Madalosso che sbaglia la girata, un po' troppo precipitoso forse, bisogna mandarla via sta palla, attenzione perché potrebbe andare al tiro e c'è il gol di Brancher, disattenzione difensiva del Padova, un pallone respinto al centro e rimesso in mezzo all'area con deviazione finale di Brancher, João Vitor, e quindi Sporting Castello che va in vantaggio. Attenzione perché Rodriguez ha perso un pallone preoccupante, è il contropiede, il 2-0, il 2-0 di Dalmaso per lo Sporting Castello. E al 12° minuto del secondo tempo, 2-0 per lo Sporting Castello. Sporting però che viene in avanti, l'appoggio su Zoppellaro, una buona opportunità ancora per Zoppellaro che segna il terzo gol, e qui diamo merito allo Sporting perché una manovra molto bella curata da Zoppellaro, lo scambio con Pegoraro e Zoppellaro poi ha chiuso il triangolo mettendo il pallone in rete da pochi passi. 3-0 per lo Sporting, letto con su Mattia Vettore, poi Rodriguez, ancora Crepaldi, buon pallone per Mattia Vettore e c'è il gol questa volta, e c'è il gol di Vettore, bravissimo a controllare e a mettere sotto la traversa Mattia Vettore al 28° minuto del secondo tempo, accorcia le distanze, siamo sul 3-1 fuori dello Sporting. Guardate come si è riaccesa la partita, un intervento piuttosto duro, poi Madalosso e poi va a rigore, e qui sicuramente c'è il calcio di rigore, fischio dell'arbitro, parte Mattia Vettore, la botta e gol, e il gol, siamo sul 3-2 nonostante l'intervento in estremis del portiere, siamo sul 3-2 e proprio in questo momento scade il 30° minuto, ci sono i 2 minuti di recupero indicati dagli arbitri e adesso staremo a vedere. Ancora Crepaldi, attimi veramente bellissimi, e poi Madalosso, palo, incredibile, non è possibile, palo di Madalosso, poteva essere il 3-3. Crepaldi, Rodriguez, tifosi ospiti che chiedono il triplice fischio, Padova ancora, no, Madalosso, e arriva adesso arriva il triplice fischio finale del match, vince lo Sporting Castello 3-2, ma abbiamo visto un finale davvero spumeggiante.